La puntata di oggi di Cammini della Fede ci porta a scoprire la provincia di Rovigo e il Polesine. E per parlare di questo meraviglioso luogo abbiamo un ospite d'eccezione, Marco Chinaglia, storico, docente, appassionato divulgatore di questo territorio. Marco, dove ci hai portato? Dove ci hai dato appuntamento quest'oggi? Beh, siamo nel cuore della religiosità della diocesi, perché assieme alla cattedrale di Adria, al Duomo di Santo Stefano con cattedrale di Rovigo, questa è la sede della tomba del santo vescovo Bellino, martire, patrono della diocesi di Adria, ma non dimentichiamo con grandi legami col territorio padovano di cui lui fu vescovo in un momento particolarmente complesso della storia di questo territorio, ma in generale direi della storia d'Europa del Medioevo. Siamo nel corso del XII secolo. Beh, interessante, ma qual è la storia agiografica di questo personaggio? Beh, non si sa moltissimo a dire il vero. Pensate che qualcuno lo chiama Bellino di Padova, qualcuno lo chiama Bellino di Sassonia. Ci sono ben 6 città dell'allora impero germanico che si contendono i natali, forse nato attorno al 1090. Secondo la geografia, una geografia che è stata scritta alla fine del 1200 da un vescovo adriese, il vescovo Bonaggiunta, il vescovo Bellino morì nelle selve di quella che allora si chiamava San Giacomo di Lugarano, quindi l'odierna fratta Polesine, il 26 novembre del 1147, ucciso da sicari della famiglia padovana dei Capodivacca, probabilmente perché all'interno delle faide seguite alla lotta per le investiture lui aveva preso delle posizioni in difesa delle proprietà, dei diritti, insomma, della chiesa patavina. E le spoglie di San Bellino sono ancora qui? Sono ancora qui, con una storia molto complessa, perché, come ripeto, non muore qua. Questo paese, quello che oggi si chiama San Bellino, allora si chiamava San Martino di Variano, e il corpo del santo viene scoperto appunto in quello che è l'odierno territorio di Fratta solo 137 anni dopo la sua morte, in una maniera abbastanza fortuita. Un proprietario terriero che viene chiamato, poi verrà chiamato e soprannominato dalla sua famiglia, il Cavasanto, scavando riesce a trovare le ossa, insomma, del santo, che ormai perse, consumate dal tempo e dai secoli, e cerca di portarle via, cerca di portarle in un luogo che fosse confacente, percorre quello che è appunto l'argine di Santa Maria, che è questa via che ancora oggi, segnata fra l'altro da alcune cappelle devozionali, congiunge Fratta con San Bellino. A un certo punto i buoi si piantano in questo luogo e decidono che questo sia il luogo dove il santo andrà a riposare. Fra l'altro Marco, non facciamo come i buoi, non piantiamoci anche noi qui e proseguiamo con la nostra camminata e continuiamo la nostra chiacchierata. Certamente. All'interno della Basilica di San Bellino. Prego, Marco. Marco, questo luogo è veramente meraviglioso. Un luogo importantissimo per la devozione dell'intera provincia di Rovigo, ma da dove possiamo cominciare a raccontare la storia di questo luogo? Beh, sicuramente ci possiamo concentrare su quella che è l'Arca del Santo, che è stata voluta alla metà del 600 dalla famiglia Guarini, dopo che per un certo periodo, in seguito alle vicende del Concilio di Trento, qualcuno dal capoluogo, che ormai stava cominciando a diventare residenza stabile dei vescovi di Adria, voleva spostare il corpo di San Bellino. E non è un caso che l'arca marmorea voluta dalla famiglia Guarini sia il seguito di una controversia molto forte che ha visto come protagonista Giovanni Battista Guarini. Giovanni Battista Guarini è uno degli ultimi grandi letterati della corte estense, prima della devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa, che soggiornava a San Bellino. Ancora oggi c'è la sua villa qui nel paese, dove probabilmente ha composto il suo capolavoro, che è il Pastor Fido, questo dramma pastorale particolarissimo. Quindi questa è l'arca che conserva le spoglie di San Bellino. Le spoglie di San Bellino, lo sappiamo anche perché alla fine degli anni 70, tra il 1977 e il 1980, c'è stata una ricognizione dei resti e c'è stata anche un'esposizione alla venerazione popolare.
fare. E in particolare gli studi sono stati condotti da Monsignor Cleto Corrain, che era un grande studioso dell'Università di Padova. Erano resti un po' frammentati, perché dentro sono state trovate monete, sono stati trovati resti vegetali, sono stati trovati anche resti animali, e questo ci dice molto, perché uno degli attributi di San Bellino è il cane, che non manca mai, insomma. Questo è veramente interessante, questo. Se dici, ci avviciniamo, certo, all'arca e continuiamo a raccontare questa storia. Certamente. Quest'arca, dicevo, che è stata posta qui alla metà del 1600, che è sovrastata da questa importante pala che rappresenta il santo, che è fra l'altro anche dal punto di vista artistico notevole, perché è un'opera attribuita a Mattia Bortoloni, che è nativo di questo territorio, che è stato uno dei più significativi allievi di Tiepolo. Ecco, Mattia Bortoloni è l'autore, per capirci, di quella che è la più grande cupola dipinta al mondo, che è la chiesa del santuario di Vicoforte in Piemonte, che qualche anno fa, forse si ricorderà, andò un po' nell'occhio del ciclone, perché ci fu il trasporto delle salme degli ultimi reali d'Italia, perché quella è una delle cappelle, dei mausolei di famiglia di casa Savoia. Ma torniamo forse al Cagnolino, perché è una particolare interessante. Ancora oggi, il 26 di novembre, molti polesani hanno l'abitudine di mettere un fiocchetto rosso ai cani. Perché? Perché ci sono due versioni, diciamo, una più cattiva, se mi permetti, e una più buona. Quella cattiva è che effettivamente San Bellino sia stato ucciso dal morso di cani malati di rabbia. Quella buona è che il ritrovamento del corpo dopo esattamente 137 anni dalla sua morte sia dovuto a questo animale. Quindi possiamo usare la versione buona o quella cattiva di quello che, insomma, è il migliore amico dell'uomo. Certamente si tratta di una figura interessante, perché San Bellino, che non è un culto diffuso solo in Polesine, ma in tutta quest'area, basti citare un luogo che è l'abbazia di Santa Maria delle Carceri, che è uno dei perni della religiosità anche di Casadeste, insieme alla Vangadizia di Badia, insieme a San Salvatore di Urbana, è dedicato a San Bellino, il che ci dice molto, perché la morte di San Bellino, 1145-1147 a seconda delle fonti, coincide con un momento storico importante, cioè quello nel quale le famiglie comunali, in questo caso di Padova, si contendono il controllo della città, il sicario pare appartenga alla famiglia del... E in relazione a quell'evento, insomma, importantissimo della storia europea, direi, che è il Concordato di Worms, quindi la lotta per le investiture, la presenza anche, come siamo abituati anche a questo, di vescovi che si contendono il seggio episcopale patavino. Ecco, Bellino rimase coinvolto in queste faide. Ecco Marco, tu ci stai raccontando questa vicenda geografica di San Bellino a parole, però entrando in questa chiesa io ho visto questa stessa storia raccontata per immagini, e l'ho vista rappresentata in alcune splendide vetrate. Sono veramente meravigliose. Puoi dirci qualcosa anche di queste? Sì, sono delle vetrate che, al pari della pala che citavamo prima, sono un'eccellenza artistica di questa chiesa, se non che, mentre la pala è settecentesca, le vetrate sono del 1997 e sono frutto dell'ingegno, della maestria di una famiglia di San Bellino, la famiglia dei fratelli Tomanin, che ancora oggi realizza vetrate istoriate secondo la tradizione medievale. Sono talmente un'eccellenza a livello europeo che sono stati contattati anche per la ricostruzione di Notre Dame, e hanno deciso appunto di rappresentare, proprio nel puro stile della Biblia Pauperum, i principali episodi della vita del santo. Quindi anche i pellegrini che entrano in questa chiesa, ricordiamo che nei giorni attorno al 26 novembre, qua si calcolano circa 1500-2000 presenze un po' da tutta la diocesi, ecco, possono rivivere la stessa emozione che avevano i pellegrini medievali, l'homo viator medievale, nel vedere appunto rappresentata la vita. E allora, illuminati dalla luce di queste vetrate, proseguiamo con i nostri cammini della fede, anche perché le tappe che ci aspettano quest'oggi sono molte e sono molto interessanti.